Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo con riverbero assurdo probabilmente. In questa puntata mi scuso se non sono nello studio che c'è praticamente giù in cantina, ma sono qui perché sono qui a recensire un nuovo computer, ma questa volta non è un fisso, perché i portatili che ci hanno fornito l'azienda che li doveva buttare, praticamente i portatili ce li ha portati sopra, mentre i fissi sono tutti di sotto. Quest'oggi la recensione sarà sul notebook, esattamente il modello è il modello c'è scritto da un lato 1002 che è qua in basso, adesso ve lo mostro bene, come vedete modello 1002, ma credo che sia la batteria all'interno, mentre sull'altro lato c'è scritto modello 1004 in basso, 1400. Quindi credo che sia il modello del computer Notebook 1400. Questo è un computer veramente con i suoi misteri. Infatti ne avevamo già visto uno, il Notebook 6500, un qualcosa del genere, che comunque aveva qualcosa che non andava, anche perché non si accendeva, ma soprattutto era misterioso come Notebook. Ma questa volta siamo qui per vedere questo computer. Allora, innanzitutto partiamo dal retro, quindi andiamo a vedere gli attacchi. Allora, gli attacchi sono pochissimi, infatti ci sono l'attacco microfono, l'attacco cuffie che è sul retro, il primo computer che vedo che c'ha sul retro gli attacchi microfonici e quello delle casse. Ma soprattutto, ovviamente sui computer fissi sono di solito dietro, ma in questo caso è un computer portatile. Poi, attacco mouse o tastiera, si può decidere una sola cosa. Attacco seriale, attacco LPT, attacco monitor VGA e una USB 1.0. Infatti, questo computer adesso non so il sistema operativo, non so se funziona. Ma una USB, questo è dovuto credo a una chiavetta che si potrebbe collegare, non lo so di preciso, però so che è una USB 1.0. Sul lato sinistro cosa ci troviamo? La porta IRDA, cioè infrarossi, il lettore floppy, il lettore CD e poi l'espansione PC Mia, cioè praticamente si possono inserire card come ad esempio quella di internet o altro, mentre sul lato destro c'è solo la porta di alimentazione. Davanti non ci troviamo praticamente nulla, ma andiamo ad aprirlo. Il computer si trova in queste condizioni estetiche, infatti non è che ci sia molto da mostrarvi. Tastiera è perfettamente integra e pulita, cioè mi è arrivato che sembrava praticamente nuovo, ancora incelofanato nella sua borsa originale che è una della Tucano. E invece è già stato usato. Però vabbè, adesso andiamo al momento fatidico, quello del test iniziale, della prima accensione dopo circa 15 anni che non viene più attivato. Infatti questo portatile è del 1997-98. L'ultima volta che è stato acceso è stato nel 2000. Quindi è stato veramente tantissimo tempo fa. L'alimentatore, ho notato una piccola scrausatura dovuta, credo, cioè praticamente si è spaccato il cavo. Quindi spero che non faccia cortocircuito, ma andando a collegare l'alimentatore riusciremo lo stesso a registrare il video. Quindi adesso vado ad inserire la presa. Vediamo. Ok, l'alimentatore c'è perché come vedete c'è il LED di segnalazione di pronta alimentazione, cioè praticamente che funziona. Ok, direi di partire. Attacchiamo il cavo al nostro computer. Ok, si è acceso un LED, si è acceso un LED, credo quello dell'autonomia della carica della nostra batteria. Adesso vi imposto più in primo piano il nostro computer. Ok, LED sembrerebbe funzionare, ma funzionerà anche il computer? Vediamo. Sta partendo. No, mi sa che non funziona più, come vedete, la videata, cioè non si avvia proprio più lo schermo, non si sa. Ah no, aspettate, guardate. No, no, funziona come? Guardate, guardate, sta funzionando, sì, funziona.
Perfetto, allora funziona questo computer. Allora, come vedete questo è ovviamente il BIOS, quindi ora facciamo F1 come c'è scritto qui. Oh oh, ok, allora, mi prendo un po' la sprovvista. Allora, suoni di hard disk rotto io non ne sento, a meno che io sia sordo, ma io non sento tipo quei ticchettii che si sentono in generale, quindi... Se non è un problema di hard disk, qui c'è scritto inserire boot disk, quindi vuol dire che sta facendo come primo boot dal lettore floppy. Noi invece vogliamo che lo faccia da hard disk. Ora proviamo a spegnere. Prima avevo visto qualcosa tipo BIOS o qualcosa del genere con CTRL-ALT o qualcosa del genere, avevo letto. Anche una maniera di chiamata del BIOS che è stranissima. Cioè praticamente vuol dire della funzione BIOS. CTRL-ALT-S. Ok, siamo all'interno del BIOS. L'hard disk viene rilevato anche se scrive che c'ha 100 MB di spazio libero, va bene. Allora, proviamo a vedere il boot device. Ecco qua perché non viene avviato, perché il primo boot viene dal lettore floppy. Quindi ci spostiamo, diamoli come valori tutti hard disk e facciamo ok. Vediamo andando in exit, salve ed exit, ok, vediamo cosa succede. Vediamo. Allora, intanto possiamo scoprire che ha 4 MB di video RAM, cioè praticamente ha 4 MB di scheda video, pochissimo. Ok, sta cercando gli hard disk, cosa che prima non aveva fatto. Incrociamo le dita. Down, ha dato un down, quindi vuol dire che è attiva la funzione, cioè vuol dire che ha trovato il... Eccolo qua! Windows ME. Abbiamo appena scoperto che questo computer ha Windows ME Edition. Windows ME Edition. Questo è uno dei sistemi operativi con più problemi, con più bug, però questo computer purtroppo ha questo tipo di sistema operativo, incredibilmente ancora originale. Adesso scopriremo SanDisk. No, da quando è che non lo vedevo più? Allora, questo non lo vedo dai tempi di Windows 98, ancora quando andavo a scuola e quando spegnevamo il computer praticamente staccando la corrente al posto di premere il tasto perché ci voleva troppo tempo a spegnerlo. Questo è da tantissimo tempo, me lo ricordo. Arresto irregolare, verifica. Quindi probabilmente è rimasto in memoria che il nostro computer si è spento perché qualcuno magari ha staccato la spina oppure l'ha messo via in tutta fretta senza prima... magari stavano cancellando i dati. Adesso vi sto creando un po' di storie paranormali, chiamiamole così, perché non sappiamo in verità cosa sia successo, se è saltata al corrente o no. Però credo che sia dovuto a probabilmente che è stato sganciato in maniera anomala il nostro hard disk. Soltanto che ci sta mettendo veramente un'infinità di tempo per rilevare gli errori. Poi vedo che arriva a un certo punto e torna indietro. Arriva a un certo punto e torna indietro. Deciditi. Ora lui sta verificando la presenza di errori. Vediamo se ha trovato degli errori, ma non credo. E, intanto, come possiamo vedere, l'ambito grafico sembra molto Windows 98, Windows 95. Anche se non è così perché... Allora, l'area di avvio dell'unità include informazioni importanti danneggiate o non valide. Lo spazio disponibile potrebbe essere riportato in modo non corretto o lento. Con SanDisk l'area dell'avvio viene ripartita con la registrazione dei valori corretti nell'area. Quindi correggi l'errore, ignora l'errore, continua. Correggi l'errore o facciamo la cosa più giusta. Ok. Non so se si è sentito, ma quello che si è sentito di sottofondo è... Era Windows ME che ha fatto partire la sua musichetta iniziale, che è stata... Mi si è accesa una lampadina quando l'ho sentita. E allora, il computer sembrerebbe non presentare problemi di tipo hardware fisico, quindi sembrerebbe funzionare, a parte per l'Active Desktop, che oramai guarda, ci ho perso le speranze su tutti i Windows ME che ho avuto in infanzia perché... Ogni volta se dovevate impostare un desktop in alta risoluzione a 32 bit al posto di 16 si impallava e ti chiedeva ogni volta di attivare Active Desktop. Quindi è un po' un casino. Vediamo. Quindi andiamo in risorse del computer. Vediamo, tasto destro. Vediamo se non c'è. Wow. Allora.
Possiamo notare che questo computer ha Microsoft Windows ME versione 4.90, registrato come computer home, bla bla bla. Ha una AMD all'interno, quindi non utilizza neanche un processore Intel, ma AMD K7TM e ha 192 MB di RAM, quindi è stato pure potenziato, se non sbaglio, anche perché esistono memorie base da 128 MB, 256, a meno che si sia bruciato un banco di RAM, credo che sia la memoria RAM principale 128 MB, ma qua è stato potenziato. Ora andiamo a vedere anche l'hard disk di quante prestazioni è, perché non lo sappiamo ancora, non l'abbiamo controllato ancora. L'hard disk è di capacità da 4,07 GB. Abbiamo spazio disponibile di 2,67 e l'altro 1,40 non so di che cosa è, perché di solito i sistemi operativi di questo genere occupano massimo 800 MB, quindi ci deve essere anche qualcosa tipo magari programmi nascosti o altro. Vediamo un secondo all'interno del disco C, qua ci sono documenti, restore, a meno che in restore ci sia qualcosa. No, non c'è niente, ci sono solo file. Cioè, come potete notare, dentro all'interno della cartella Windows è un vero casino, c'è scritto S3, autexec, config, log. Cioè, ci sono anche gli ultimi log del nostro scan disk, quindi di conseguenza quello che abbiamo fatto prima vado a mostrarvelo in diretta. Vediamo se riusciamo ad aprire un log, anche se in teoria mi darà problemi, non so già. Forse no, vediamo. Microsoft file log generato nel 1980, non credo proprio perché probabilmente è un problema di batteria, non si ricorda più neanche l'orario. Quindi non sappiamo di preciso quando è stato creato questo file, anche perché tutti i file, incluso il sistema operativo, sono datati 1980. Quindi deduco che il sistema operativo è stato installato sopra. Prima probabilmente aveva un altro sistema operativo, come Windows 98 o un altro proprio, un'altra distro al posto di Windows, magari aveva Ubuntu o roba del genere. E essendo che, come vedete, il nostro tempo sui nostri file 1980 mi fa capire che comunque è stato oppure è stato riformattato da zero, quindi per rifarlo tornare alle prestazioni elevate di prima perché magari era diventato troppo lento, oppure perché è stato formattato prima di essermi stato dato. Non so com'è andata la storia, quindi io sto solo facendo deduzioni. Comunque ragazzi, questa era la recensione sul Notebook 1400. Spero che il video vi sia piaciuto riguardante sempre questo computer. Grazie ancora per aver visualizzato questo nuovo video sui retrocomputer e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!